settimane per posta. Aspetta un attimo, allora devi cominciare a fare pratica, ti pare? Non è una cattiva idea, sì, devo fare pratica. Curly Joe? Sì. Tu sarai la mia infermiera. Sì, e sarò anche molto carina. Smettila di darti arie. E tu sarai il mio paziente. Oh no, tu non puoi fare pratica su di me. Assolutamente, decisamente no. Aspetta un attimo, non potremmo parlarne sì, un sì, po'? Sì, certo, avanti, dottore. Questo signore ha un tremendo mal di denti. Ah, non preoccupatevi, ci penso io. Apra la bocca, signore. Qual è il dente? È lei il dentista, deve scoprirlo lei. Allora dov'è la premura? Non sia irriverente. Si sieda, signore. Un momento. Si sieda immediatamente. Avanti. Coraggio. Cosa? Apra la bocca. Niente di male, una carie, ecco fatto. Ecco qua, tifosone! Serve per alleviare il dolore, questo signore. Certo, ecco qua, fatto. Sì, un altro problema. E tu, per favore, infermiera, prepara l'anestetico. L'anestetico? Sì, ci penso un momento. Sia calmo, ci pensi sì, all'anestetico. Ecco qua. Infermiera, avrai un aumento di stipendio. Grazie, dottore. Sta facendo sul serio, ma non abbiamo nulla da temere. Se guardate il cartone animato, scoprirete qual è il pericolo. Avete capito quali sono le vostre mansioni in questo lavoro? Certo, dobbiamo andare con questi elicotteri sul monte Rushmore e pulire le quattro statue giganti. Un lavoro sempre proprio adatto a noi. Bene, adesso preparate le spazzole e i secchi e salite sugli elicotteri. Dovete essere là il più presto possibile. Sbrighiamoci ragazzi, dobbiamo arrivare prima che faccia buio. Ricevuto capo. A tutta velocità. Ecco il monte Rushmore. Sarà un'impresa difficile ragazzi. Bene, al lavoro. Comincerò con questi. Fermati! Non lavargli i denti in quel modo. Fa male allo smalto. Devi fare dall'alto in basso. Hai ragione, non ci avevo pensato. Potrei procurarti delle carie, è vero? Va bene così, Moe? Sì, abbastanza. Non dimenticare di lavargli dietro le orecchie. Non sentite odore di fumo? È vero. Guardate, sta uscendo da quella parte. Forse ha un orecchio surriscaldato. Non essere sciocco. Ehi, c'è una caverna. Che cos'è tutto questo baccano che turba la mia pace? Noi dobbiamo lavorare, dobbiamo pulire tutte queste statue. Vi farò passare io la voglia di venire a spiare. Oh! Se ci tiri un altro sasso te la farò pagare. Ah, ma davvero? Sto tanto male. Maledetto! Dobbiamo liberarci di quella nemica, è un pericolo pubblico. Sì, ma come? Questa dovrebbe farlo scappar via. Una bomba fumogena, bene. Attenzione all'eremita, alle sue difese. Ora vi sistemo io, brutti e furfanti. D'accordo, fagliela pagare, Curly. Bene. E questo è per i tuoi amici furbacchioni? Cosa vi ne pare? Buoni a nulla? Non finirà qui, vecchietto! Ma che diavolo fai? Quell'eremita comincia proprio a seccarmi. Sì, certo, lo trovo pericoloso. Mi ha fatto male, specialmente quando mi ha colpito in testa. Non avete capito che dovete togliervi dai piedi, maledetti ficcanaso? Sì, abbiamo capito. Certo, ma non ce ne andiamo. E tu non puoi neanche costringerci. Ah, davvero? Davvero? È piuttosto furbo. Sì. Finalmente me ne sono liberato. Andiamo ragazzi. Questa volta conceremo quell'eremita per le feste. Non possiamo fallire. State tutti indietro. Fuoco. E altra idea brillante, Curly. Bene, non ci siamo liberati dell'eremita, ma almeno abbiamo finito di pulire. Torniamo alla base per farci pagare. Eccola là la base. E laggiù c'è il capo. È bello rivedere una faccia amica, non è vero? Come avete fatto a finire così presto? Dove diavolo sono andati a finire gli altri due elicotteri? Purtroppo si sono rotti, capo. Rotti? Sì, ma non si disturbi a licenziarci, ce ne andiamo da soli. Ci dia solo la nostra paga e ce ne andiamo subito. Cosa, la paga? Sì, certo, dobbiamo avere qualcosa per il nostro lavoro. Avete ragione, meritate qualcosa. Aspettate un momento. Attenzione, ritorno! Lo sapevo! Scappiamo!
avanti, vieni giù. Ma sei proprio un coniglio. Andiamo. Sono davvero sorpreso. Sei proprio un vigliacco, credi a me. Mi dispiace, Moe, ma non farai pratica. Invece farò pratica, sta tranquillo. Curly Joe? Oh no, oh no. Non io sono l'infermiera. Non faresti mai una cosa simile a un'infermiera? A un'infermiera, no, ma a te per sì, senza questa parrucca. Sei un buono, non ti farà male. Che hai tutti i denti cariati, fammi fare esperienza.